Brava, complimenti. Ti ho fatto eseguire tutto per fare in forma da concerto. E, fantasia di Italia, che mondo, eh. E, puoi prendere anche un po' più di tempo fra un tempo e l'altro. Quando esegui, adesso forse volevi ottimizzare i tempi, però è bello fare attacca, ma il tempo per te, il tempo per respirare, il tempo per pensare, il tempo nuovo. Un attimo di respiro e cambiare carattere, no? Cambia capitolo, quindi anche se all'interno di un pezzo unico i movimenti diversi devono cambiare un po' carattere, il tempo di pensarlo. You want me to translate? Yeah. The master, maestro suggests that she should take some more time for herself to breathe and to think and to change the character also and the peculiarities of different movements. Quindi i diversi caratteri, inizia senza indicazione di tempo, mette dolce e basta, quindi giustamente più tranquillo. Non deve essere fermo, però, deve essere un carattere più intimo, anche nel suono, abbastanza stabile nel tempo, non fare troppi rubati eccessivi. Ad esempio questi fiati che hai fatto sono belli, ma diventavano un po' grandi buchi, cerchiamo di evitare il gap. In the first part of the execution, the sweet time and rhythm shouldn't be flat and reach over holes, pauses, but not too many. Proviamo dall'inizio e troviamo intanto una stabilità del tempo che poi possiamo un po' muovere, ma senza esagerare. From the beginning, with the stability in time and rhythm that we can change over time. Facciamo un arpeggio anche quando suoniamo col pianoforte per intonare non una nota, non il la, ma intonare il flauto, lo strumento intero, e avere in testa la tonalità che dovremo suonare. Nel caso del terza minore il fa che non sia troppo basso, terza minore un po' più alta del verde, diciamo, dell'intonatore, e la terza maggiore al contrario dovrebbe essere un po' più bassa. We take an arpeggio also with the flute, where we have to take the pitch not just with the piano, and so the third minor a little bit higher than the green might. Esatto, in orchestra ragioniamo sempre in questo modo, se sono una fondamentale, una quinta, una terza, una sesta, e in base a questo maggiore o minore, in base a questo intono, quindi anche all'interno di un brano per flauto solo poi i rapporti sono ben chiari, si può ben sentire se uno è intonato o no, anche se suona flauto solo, come brani per flauto solo o passi d'orchestra, se c'è un ascoltatore attento a questi rapporti. Also in an orchestra, to take the pitch and to take the fine tuning, we used to pay attention to this aspect, and also in flute solo playing, there are sometimes listeners who are very, very pay attention to this aspect, so we have to consider all these minor, major, third and sixth and so on. Esatto, quindi l'intonazione all'interno, quinta, partiamo con una quinta, deve essere giusta, e poi possiamo aiutarci inizialmente a trovare l'intonazione delle note centrali, che sappiamo sempre tendenzialmente essere crescenti, con un passaggio sugli armonici inizialmente. Pay attention also in the central notes, we are tend to be in a crescendo.
ascoltare il basso che non c'è. In testa ci deve essere il basso chiaro che non hai. Prova. Con gli armonici. Prima un giro con gli armonici, sì. Sto ascoltandoti meglio, no? Un rapporto delle armonie di questa qua era già più frase, no? Era già più musica. Quindi tutti i compositori, soprattutto nel barocco, partivano dalle armonie. Il concerto di Mozart o il concerto di Carl Philipp o qualsiasi concerto che ha un accompagnamento, la linea del flauto probabilmente è l'ultima cosa che hanno scritto pensando di realizzare un'armonia. E quindi questa realizzazione dei bassi che si impara ai corsi d'armonia è molto importante per capire e cominciare a entrare anche nel ragionamento del compositore stesso, che deve essere sempre ovviamente davanti a tutto quello che voleva il compositore, quello che pensava di trasmettere con questa musica deve venire fuori attraverso te. Diventi te responsabilità on the pop. So this is important because the composer, maybe in the Baroque music and then in Mozart as well, they composed the line of the flute as the last one because they had to pay attention to the harmonic lines. And so this is important also for the player because he becomes the music himself, or herself in this case, just interpreting the music and the idea of the composer. Andiamo avanti, sempre facendo attenzione adesso a confrontare l'infrazione dell'armonico, dovrà essere la tua, delle note normali. Nel crescendo, non all'inizio. L'arrivo, vero? Cola. Qualcosa che va con dei punti guida che va verso la fine del discorso. Levare ancora? Scatenarti qualcosa nel suono, tonalità, affetto, suono, diverso. Quindi prima era molto bello, magari più timido.
diventa compositrice. Cosa posso fare? Ok, magari... più bello, lo scrivo. Diventa... entra nella mente del compositore. Elementi scritti. Importante il battere, ma anche il sincope. La sincope è sempre un evento importante. This is important, the beat and the syncope, which is always an event, something important. Devo andare da qualche parte, levare di qualcosa. Adagio che nell'allegro, eh? Abbellite sempre più gli adagi che gli... More in the adagio than in the allegro to use the ornamentation, sì. To add something of your own. Questo un po' simile. Una bella tensione, poi manca un po' di rilascio, non c'è solo tensione, quindi stanche questa semitonica, hai raggiunto la vetta e poi reach the peak. Precipiti giù, magari col delta plano, non... fai planare il re per ritornare al re minore. Permesso di atterrare subito, quindi la penultima battuta. Ancora. Poi l'allegro, molto bravo. L'allegro non è troppo veloce, goditi le piccole note. Ogni semicroma vale 500 euro. Just to in the allegro, not too fast, and each semichroma is worth over 500 euros, so enjoy it. Dollars. Contro la regola di
crescere scendendo, ma la frase lo chiede, qui la frase lo chiede. Here the phrase requires that you have to go lower even in crescendo. Perché il diminuendo grande è di quattro battute. Because the big diminuendo is in four beats. La frase in generale scende ma all'interno. Do, si, la, sol, do, si, la, sol. Attenzione perché ogni tanto sostituiamo l'aria con la lingua. L'attacco deve essere già molto bello, la nota deve essere già molto bella con l'aria pronta a partire. La lingua è solo un dettaglio che pulisce, definisce quello che è già tutto a posto con l'aria. So it's important that the note must be ready even before we use the tone. The tone is just a refining moment. È difficile questa figurazione 1 più 3. Studia solo le prime due note. Vicine. E il battere è la più importante. Quando studiate il ritmo deve essere la prima cosa e soprattutto nelle vostre ripetizioni delle piccole parti che studiate, perché se non c'è ritmo anche nella ripetizione diventa una cosa un po' casuale che non posso poi portare sul pezzo in esecuzione, non posso fare copia e incolla e veramente suonare così. Quindi anche quando ripetete piccoli frammenti con questo già ritmico, molto ritmico lo studio deve essere, e se fate pausa fra un evento e l'altro, anche nella pausa c'è un ritmo. So the rhythm is one of the most important things to take into account when rehearsing, and even in repetitions, and even when you make a pause, you have to put the rhythm in the pause. Questa figurazione la studio molto ritmica perché non voglio il buco fra prima e seconda, e che è il rischio di questa figurazione, no? Allora quel ritmo deve rimanere quando la completo. This is important, the rhythm in this figuration, and I don't want the gap between the first and the second one. Yeah.
L'intonazione dei primi due o tre armonici è abbastanza buona, teniamola come riferimento per avere la stessa intonazione sulle note normali. La nota normale non dovrà essere più crescente dell'armonica e in più ci fa capire che abbiamo un'ottava sola in questo strumento, no? Che è la prima. La seconda è un armonico della prima, la terza è un armonico della seconda e della prima. Quindi ovviamente lavorando molto bene l'ampliamento e la qualità della prima ottava create ottime fondamenta per tutto il suono di tutto il flauto. Quindi non sottovalutate lo studio della prima ottava e anche gli armonici ci aiutano. Proviamo andare avanti dal piano. Sugli accenti, giocate sugli accenti in maniera molto più leggera, in tempo più calmo, spiritoso, non vuol dire troppo veloce, ma appunto accenti spostati che ha scritto farli uscire. Not too fast, but with spirit and lightness. Sul 3 e sul 2, a volte in 3, a volte in 2. E questo ritmo. Tori, tar, ti, quello giusto. Sì, la prima più lunga. Tori, tar, ti, aprire dove scende, diminuire. Mi spiace di un altro faccio. Brava! Grazie.